L'Italia ha scaldato i motori ieri nella prima giornata del nuoto con 4 finali e 5 record nazionali. Oggi l'aeroplano azzurro vuole decollare all'Aquatic Stadium. Decollo significa volo, volo vuol dire medaglia e i motori si chiamano Francesco Bettella, Gloria Boccanera, ma soprattutto Cecilia Camellini e Federico Morlacchi. Senza dimenticare la staffetta 4x50 stile libero mista. Vedere se ci saranno turbulenze o meno, calcolare se il volo sarà tranquillo o no, tutto questo starà a significare possibilità di podio per l'Italia. Allacciare le cinture dunque, si parte, benvenuti da Tommaso Mecarozzi e Federica Fornasiero. E a proposito di azzurri, ce n'è subito uno in acqua, è la finale paralimpica dei 100 dorso S1. Francesco Bettella in corsia numero 5, in corsia numero 4 scappa via il super campione primatista del mondo Ennadi Boiko, che è già alla virata dei 50 metri, dietro Francesco Bettella saldamente in seconda barra terza posizione a giocarsela con l'altro ucraino Anton Kol. Sì, la gara è partita già molto agguerrita, vedo Francesco entrare in vantaggio in virata e già la differenza fra i due è proprio risicata, si tratta di 4 decimi che nelle classi S1 è considerato proprio minimo, anche perché è sufficiente un piccolo movimento della mano per cambiare il tempo di tocco della piastra. Il campione paralimpico e campione del mondo in carica Ennadi Boiko oramai ha conquistato un vantaggio enorme, ma dietro è altrettanto sensibile e notevole il vantaggio di Francesco Bettella rispetto alla quarta posizione. Francesco Bettella che sta andando a realizzare il sogno sportivo di una vita e adesso cerca anche di accelerare un po'. L'azzurro in corsia numero 5, cuffia bianca davanti oramai, e lui gareggia sempre senza cuffia, è medaglia d'oro e super record del mondo 2:08:01 per Ennadi Boiko. Dietro però concentriamoci sull'argento che potrebbe conquistare Francesco Bettella, che con le ultime bracciate riesce ad accelerare, riesce a guadagnare il vantaggio necessario sul suo avversario. Non bisogna mollare ora Francesco, schiacciare la piastra e medaglia d'argento per l'Italia. È la prima medaglia, il primo podio nella vasca dell'Aquatic Stadium per gli azzurri. La firma è quella di Francesco Bettella. Dicevamo che bisognava decollare, il decollo c'è stato subito in quella pista meravigliosa che è l'Aquatic Stadium qui all'interno del Parco Olimpico. Poi ancora bronzo per l'Ucraina con Anton Kol, 2:27:45, quindi è oro più bronzo per questa nazionale che è una delle migliori nel panorama del nuoto paralimpico. Ma finalmente ci siamo anche noi, c'è anche l'Italia con Francesco Bettella, 27 anni, riesce a conquistare un risultato mai ottenuto fino ad ora, cioè quello della medaglia.